Direttore, intanto bentornato a Pescara. Grazie, beh, tornato, sono, vivo qua quindi. Tornato professionalmente. Professionalmente, sì, sì, dopo un paio d'anni quindi faccio inizio la, credo, la decima stagione per il Pescara. Che cosa ha trovato nel vedere il primo allenamento? No, devo dire che ho visto una bella disponibilità da parte dei giocatori, lui e l'allenatore che ha avuto buone idee di come distribuire il lavoro tra i 25 e 26 giocatori, quindi mi è sembrata mi ha dato una bella impressione. Ecco, c'è stato un divorzio con il Pescara, col presidente Sebastiani, un anno e mezzo fa. Ora tornate a lavorare insieme, come si è arrivati a questa ricomposizione? Ma guarda, abbiamo avuto questo problema circa 2 anni fa, poi Natale dell'anno scorso, siamo del 2016, 6 mesi dopo, ci siamo rivisti, ci siamo rincontrati, abbiamo rincominciato a parlarci e quindi, insomma, come dicevo prima, succede di avere delle idee diverse, di avere anche delle divergenze che possono arrivare anche alla lite e poi chiaramente... E nel tempo ognuno dei due, o in generale, dico non solo per noi due, insomma, credo che possa capire dove ha sbagliato e dove poteva avere un po' di ragione, ma sicuramente quando si litiga c'è sempre un po' di colpa da parte di tutte e due. Ecco, in cosa sarà importante lei per sostenere il lavoro di Epifani, che è un debuttante appunto in Serie B? Ma guarda, io ho dato una disponibilità, abbiamo 14 partite per poter tentare di fare qualcosa di buono, siamo in una via di mezzo, Pescara a 36 punti, con 14 arrivi alla salvezza, per poter aspirare a fare i playoff lo sai che bisogna arrivare quasi a 2 punti a partita, per cui l'idea è quella di l'allenatore Epifani, io non c'entro niente da quel punto di vista, chiaramente cerco di seguire il lavoro e poi magari confrontandoci arrivare magari a soluzioni che a volte non percepisci da solo, ma magari con quattro occhi si può arrivare a vederle.